Sono Elena Dal Pra, sono qui a Sole e Luna Doc Festival a presentare invece del regista Peter Svatek un film canadese, Theatre of Life. È un film prodotto dal Canada, ma girato a Milano per 8 mesi durante Expo nel 2015. Ruota intorno al Refettorio Ambrosiano. Il Refettorio Ambrosiano è una mensa caritas molto particolare che esiste tuttora ma che è nata con Expo e che è stata inventata da Massimo Bottura, lo chef numero uno al mondo modenese, che ha invitato 60 suoi colleghi, diciamo di altissimo livello, a gestire questa mensa per i poveri una settimana a testa. La mensa funzionava con le eccedenze di cibo dei ristoranti di Expo, quindi il concetto era quello del riutilizzo, del non spreco, e in questo senso il film si inserisce perfettamente in quelli che sono i temi cari a Sole e Luna Doc Festival. Questa mensa era frequentata da 90 persone, sempre le stesse, che erano all'interno dei progetti speciali di reinserimento. E abbiamo seguito alcune di queste storie, sia di immigrati che di stranieri. Sono storie di, ovviamente, di persone in un momento molto difficile della loro vita, storie molto diverse tra di loro, che rappresentano un parziale ventaglio di situazioni di disagio che possono essere. In quel caso erano a Milano, ma che potrebbero essere universali, ecco. E descrive appunto il rapporto, anche il contrasto tra questi due mondi, tra quello dell'altissima cucina e tra quello di chi non ha letteralmente da mangiare o non avrebbe da mangiare. La mensa funziona tuttora e è stato il germe da cui è nata poi una fondazione, sempre per iniziativa di Massimo Bottura, che si chiama Food for Soul, cibo per l'anima, e che sta seguendo l'apertura di vari refettori esemplati sul refettorio ambrosiano in giro per il mondo. Noi siamo felicissimi di poter mostrare questo film, questo progetto a cui abbiamo lavorato moltissimo, poi sia in Italia che poi in Canada, a Sole Luna Doc Festival, appunto per la consonanza dei temi che tratta con quelli del festival. Venite al festival e guardate il film perché adesso è su Netflix Italia da un mese e mezzo, quindi è a disposizione di chiunque abbia un abbonamento a Netflix. Grazie.